Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Claudio Metallo, che molti di voi conoscono, in questo caso per la presentazione del suo nuovo libro. Innanzitutto io ti saluto, Claudio. Ciao! Bene, bene. Tra l'altro lo facciamo tramite Skype perché tu in questo momento sei lontano dalla Calabria, però in Calabria hai fatto tantissime cose. Io ricordo soprattutto l'inchiesta sulla nave dei veleni, poi sei stato presente anche qui a Cleto, al Cleto Festival, ma hai fatto tantissime altre cose in giro, diciamo, per l'Italia. Il libro è molto interessante. Io vorrei già dare un'idea a chi ci sta ascoltando di questo mago televisivo, una Napoli, diciamo, di pallottole, cemento, potere, e quindi questo personaggio che si chiama Mimmo Tarsitano. Vogliamo parlare un po', insomma, di come è nato questo libro, di quello che racconta, visto che comunque tu vivi in un contesto molto particolare e forse ti ha anche ispirato. Ma guarda, sicuramente sì, nel senso che in realtà sono partito da questo personaggio, vero, che è un mago televisivo che lavora nelle televisioni private. Siamo a fine degli anni 70, quindi è il periodo in cui proprio le televisioni private nascono, no? Nasce TeleBL, che è la prima televisione privata italiana, nasce nel 76, e poi di seguito nasce TeleMilano e insomma tante altre televisioni. Quindi mi incuriosiva quel contesto lì. Mi incuriosiva anche il personaggio del mago televisivo, perché tendenzialmente sono spesso dei cialtroni, non me ne vogliano, però insomma è così, che giocano moltissimo sulla, cioè, sul fatto che la gente crede o ha bisogno di credere in determinate cose, no? Poi usano un sacco di tecniche anche banali e stupide per cercare di fregarti e di metterti nella loro rete, no? E mi interessava questo aspetto qui, che era anche tragicamente divertente. Sì. L'altra cosa che mi interessava moltissimo era raccontare il nuovo sacco edilizio che su tutta la costa della Campania, ma anche moltissimo della Calabria, è stato compiuto appunto a partire dagli anni 70, paradossalmente con l'approvazione degli statuti regionali e la creazione delle regioni, no? Abbiamo assistito dagli anni 70, noi insomma appunto, tu sei di Cleto, io sono di Campora, San Giovanni, cioè tutta la zona che va da Campora, diciamo, escludiamo la provincia di Catanzaro, non per un fatto campanilistico, ma per un fatto da Campora San Giovanni fino a Scalea, Diamante, sono territori che sono stati devastati dalla speculazione. A Napoli è famoso, nella zona di Napoli, però in realtà è provincia di Caserta, che la zona di Castel Volturno è stata anche lì completamente devastata dalla speculazione edilizia. C'è il famosissimo villaggio Coppola, anche chiamato Pineta Mare, che è questa zona dove prima c'era una pineta e di fatto nel giro di una settimana è diventato un villaggio turistico. E quindi mi interessava raccontare questo aspetto qui, perché secondo me è stata una fase della storia italiana, non solo meridionale, sì, che ha cambiato completamente la faccia del paese, no? Poi di fatto alcuni dei grandi politici che hanno gestito il potere in Italia vengono dalla Campania. Mi viene in mente De Mita, mi viene in mente Pomicino, mi viene in mente Di Lorenzo, lo stesso Craxi di Milano veniva a chiedere i voti in Campania ai Bidognetti, no? È famosa la sua corsa in macchina da Roma a San Cipriano d'Aversa per parlare con il sindaco di San Cipriano, che è un piccolo paese nel Casertano, perché il sindaco di San Cipriano era il fratello di Bardellino, il Bardellino che insomma è stato tra i fondatori del clan dei Casalesi, per capirci, perché il fratello di Bardellino voleva candidarsi come deputato e Craxi non poteva permetterlo perché era una cosa troppo, diciamo, spassami il termine, sputtanava troppo il partito, diciamo. Claudio, potevo raccontare questo contesto qui. Ma poi tra l'altro quello che noto è anche che l'ambientazione, dicevi tu, è gli anni 70, è un po' una via di mezzo anche tra romanzo criminale, una Gomorra, c'è anche molta, diciamo, documentazione, molta storia in questo libro, perché è una persona che ha soldi, donne, fama, quindi ha gli agganci giusti per essere un personaggio, però viene raccontato in maniera romanzata proprio perché tu comunque nasci come documentarista, nasci come persona che racconta delle storie reali, quindi sei riuscito a trovare il metodo per raccontare la realtà attraverso un personaggio che poi di fantasia forse non è nemmeno.
Sì, chiaramente per personaggi, diciamo, per ritornare alla figura del mago, personaggi come il mago che descrivo io, anche solo nella fase della sua esperienza televisiva, ce ne sono tuttora, penso qualche centinaio probabilmente, negli anni ce ne saranno state ancora di più. L'altra cosa è che io in realtà appunto non, da un certo punto di vista non volevo far proprio un lavoro tipo romanzo criminale o tipo Gomorra, nel senso che volevo dare pure l'impressione che questi, cioè nel senso che Gomorra la serie è una cosa, secondo me, in certo qual modo, purtroppo, anche non volendo, ha mitizzato alcuni comportamenti di alcuni personaggi, non tanto tra le fasce di persone che già quel mondo lo conoscono, ma tra chi non lo conosce, no? Cioè, per fare un esempio stupido, probabilmente a Napoli, ai quartieri spagnoli, quei tipi di comportamenti già sono in una certa misura introiettati, anche quel tasso di testosterone, no? Nei rapporti con gli altri, mentre magari al Vomero no, ed è forse lì che sono entrati di più. Però al di là di questo, che è una notazione anche personale, a me più mi interessava di più raccontare i rapporti di potere alto, cioè nel senso, sì, inserire questi personaggi, l'ho fatto anche negli altri due romanzi, inserire questi personaggi della bassa manovalanza criminale, che però mi servono poi per raccontare i meccanismi di potere, cioè questi qua di fatto stanno sempre fuori da quelli che sono i soldi veri, per capire, cioè alla fine anche in questo romanzo Mimmo Tarsitano, per farsi strada, deve mettersi al servizio di qualcuno che è più potente di lui, cioè lui fa solamente la manovalanza. Questo succede anche nel mio romanzo precedente, uno dei personaggi è esattamente questo, cioè è uno che spara, è uno che taglieggia, no? Appunto bassa manovalanza in quel caso dell'Andrangheta, però non conta niente, cioè è uno dei tanti che si farà ammazzare, si farà arrestare, ma il potere sta da un'altra parte. Tu di solito sei solo un ingranaggio di un meccanismo molto più grosso di te. Sì, questo sì. Lo hai detto tu, questo comunque è il tuo terzo romanzo. Essendo il tuo terzo romanzo, molte volte uno pensa questo, che il romanzo che ancora devi scrivere è il romanzo quello giusto. Rispetto agli altri due, ad esempio, in cosa secondo te sei cresciuto e in cosa secondo te hai affinato la tecnica, anche per le persone che magari vogliono iniziare a scrivere, che tu sei uno scrittore che bene o male fa veramente di tutto. Tu hai collaborato ad esempio con Jacopo Fo in People for Planet, hai fatto tantissime collaborazioni con emittenti televisive, tra cui Rai Al Jazeera, cioè sei una persona bene o male navigata, diciamocelo, pur essendo giovane. Quindi il tuo terzo romanzo, No, dai, sei giovane, diciamolo, sei giovane. Però il tuo terzo romanzo è comunque sempre il romanzo scritto da una persona che ha alle spalle una certa esperienza. Quindi se dovessi dare un consiglio anche a te stesso, ma soprattutto agli altri, di come nasce un romanzo, dalla voglia e gli errori anche da non fare a volte. Allora, un consiglio che mi sento di dare è non pubblicate mai con case editrici a pagamento, anche se magari è una fase successiva del lavoro. Guarda, io ti dico, io parto per quella che è la mia esperienza, cioè, e ritornare al discorso, io sono un documentarista, faccio questo di lavoro. Certo. L'idea di scrivere è nata perché c'erano una serie di storie, di vicende che io incontravo facendo questo lavoro, facendo soprattutto documentari sociali, eccetera, che non potevo raccontare, ma non per una questione di paura o per una questione legale, c'era anche proprio un legame con le persone che andavo a intervistare. Certo. Spiego, nel senso che io faccio un tipo di documentari che di fatto prediligono, no, il raccontare delle storie positive. Ad esempio, quando io faccio un Pagamo, La tassa sulla paura, per questo documentario sul Pizzo alla Lamezia Terme, non racconto l'oppressione del commerciante, il povero commerciante taglieggiato, ma cerco di raccontare il riscatto della città di Lamezia grazie all'anti-racket, grazie a tutto il lavoro che è stato fatto, insomma, negli anni, che poi ha portato anche a trame, al civico trame, eccetera, eccetera. Cerco di raccontare questi aspetti positivi. Quando incontro
una persona come Rocco Mangiardi, che è il primo commerciante di Lamezia a denunciare i suoi estorsori in tribunale, e lui mi concede la sua prima intervista, io, diciamo, lascio da parte qualsiasi velleità artistica, passami il termine, per dare tutto lo spazio possibile a lui e alla sua storia. Cioè, io glielo devo. Ovviamente. Se lui mi sta concedendo qualcosa, no, come diceva, c'era Herzog che faceva tutto un discorso, spesso le persone che andiamo a intervistare sono portatori inconsapevoli di cultura. Allora tu gli devi dare tutto lo spazio possibile. La scrittura per me è stato uno sfogo rispetto a questa cosa qua. Cioè, nel senso che io poi scrivendo posso dire quello che voglio, posso far fare ai personaggi quello che voglio, posso anche creare e ricreare il tipo di morale che credo muova tutta una serie di meccanismi di cui parlavamo prima. Questo è l'aspetto che a me interessava di più. Poi dal punto di vista della scrittura è complicato, nel senso che a me penso mi abbia aiutato tanto il fatto che io, cioè, oltre ad essere regista, sono anche montatore, e quindi sono inevitabilmente costretto a lavorare sulla costruzione della storia attraverso le immagini. E secondo me questa cosa mi ha dato una mano poi a lavorare molto sui romanzi, a costruire le storie, a incastrare le vicende e anche a riuscire a sintetizzarle. Ecco, forse un aspetto che sto cercando sempre di più di imparare è questo qua. Cioè, secondo me è molto importante riuscire a far passare dei concetti attraverso la sintesi, senza però far perdere la complessità, no? Cioè, cercare di darti, mi viene in mente, poi ci sono alcune pagine, ovviamente non mi sto paragonando a lui perché non è proprio cosa, però di Scott Fitzgerald ci sono delle pagine che lui in tre righe ti esprime un concetto enorme sulla vita e ti dici, cacchio, l'ha scritto in tre righe. Insomma, io ci avrei messo 40 pagine per dire la stessa cosa. Cioè, secondo me tendere a quel tipo di lavoro là, che è anche divertente. E in più scrivere delle cose che sai, cioè, perché è inutile che io mi metta a scrivere di cose che non conosco. Cioè, io mi metto a scrivere della periferia di Milano perché non la conosco. Cioè, sì, poi posso inventare tutto, c'è la fantascienza, però anche la fantascienza stessa poi di fatto si rifà a una realtà, o a un pensare una realtà tra 10 anni 15 anni, partendo dai presupposti reali. Il tuo libro comunque di 214 pagine, quindi comunque la questione dell'ermetismo al momento, secondo me, non che non ci sia, però è un libro corposo che comunque si legge. Tu stavi facendo proprio il paragone su un personaggio sicuramente di grande rilievo, e poi su Rocco, che anche lui, insomma, ha scritto più di un libro ed è un personaggio che ha molto da raccontare. Io lo vivo dall'altra parte, nel raccontare le storie, e tu dall'altra ancora, perché poi vedi, sei sia scrittore che documentarista, ma sei anche una persona che si rapporta con il mondo. Lo fai sia sul tuo territorio, ma lo hai fatto anche qui in Calabria, quindi bene o male hai avuto modo e avrai modo in futuro di poterlo fare. Ciò che mi domando, che spesso, diciamo, mi ferma, tu dici, io vorrei raccontare la cosa in maniera breve. È anche difficile, perché magari quante cose lasci fuori a volte per futuri lavori, o quante cose lasci fuori anche da un documentario che magari avresti potuto mettere e non hai messo per mancanza di spazio, perché magari in quel momento hai detto, non lo metto, e poi in un futuro, lo sai, lo potrei riutilizzare. Io penso che forse in questo libro potresti magari anche in un futuro trovare anche qualche personaggio da sviluppare anche di più, cioè, tipo questo personaggio che è Mimmo Tarsitano, che sì, è un mago, è una persona, magari un truffatore, una persona che comunque ce ne sono tanti ancora oggi, Striscia la Notizia, non ce ne racconta di tutto e di più. Potrebbe diventare, secondo te, non tanto una serie, come parlavamo prima di Gomorra, però potrebbe diventare, non so, un riferimento, un punto di riferimento di quei personaggi, quei criminali che bene o male partono dal basso, sono degli ingranaggi, come dicevi tu, e poi alla fine però vengono riscattati. Cioè, quindi alla fine dal riscatto può nascere anche un personaggio, diciamo, squallido, comunque un personaggio particolare come Mimmo Tarsitano. Cioè, nel senso, un personaggio come Mimmo Tarsitano si può riscattare, sì, dalla, esatto, sua vita.
Una bella domanda, nel senso che io tendenzialmente ci credo, cioè nel senso nella, in generale, cioè così i miei personaggi no, perché probabilmente lui non si può riscattare perché è un fedente, però in generale poi nella, nel quotidiano ci credo che la gente si possa riscattare, anche se ha avuto una vita complicata, anche se ha fatto delle porcherie, cioè sono, sono abbastanza convinto, soprattutto questi piccoli personaggi, cioè credo, credo molto di più che una persona, un piccolo spacciatore, piuttosto che uno che ha anche sparato a delle persone, che però è un povero Dio di fatto, si possa riscattare, possa cambiare vita e non il grande industriale. Cioè, su questo io sono abbastanza convinto, cioè i proprietari, gli ex proprietari della Marlane di Praiamare, che non volevano avere le denunce per i tumori che hanno provocato ai lavoratori, e gli dicevano: ah, in cambio tu non ritira la denuncia che io ti assumo tuo figlio. Ma quelli lì è gente di merda che non cambierà mai. Le altre persone, secondo me, c'hanno molta più, uno come Mimmo Tarsitano probabilmente c'ha molta più possibilità di diventare una brava persona che non un grande capo d'industria. Siccome tu parlavi prima che Mimmo Tarsitano alla fine era un ingranaggio di personaggi più grossi, che sì, poi in realtà muovevano i fili. Alla fine io penso sempre che questi personaggi marginali, apparentemente marginali, che poi magari si trovano a dover, non so, barattare la loro libertà con la loro moralità, alla fine poi sono anche dei personaggi che possono riscattarsi. Io penso sempre alla figura del napoletano che in passato veniva additato come delinquente perché sai, vai a Napoli e poi invece magari vai a Napoli e ti trovi persone che ti aprono la porta, persone che ti aprono il cuore e gente che cerca di sopravvivere. Cioè ci sono degli stereotipi alle volte che ci bloccano anche sulla persona delinquente nata in un ambiente di delinquenza e che purtroppo si trova a essere un ingranaggio di un sistema sbagliato. Cioè, perché tu nelle tue storie, nei documentari che tu hai avuto, diciamo, l'accortezza di raccontare, sei riuscito anche a raccontare proprio questo, sei riuscito a raccontare le storie della bruttezza, purtroppo, che abbiamo intorno a noi, ma anche in questo caso della bellezza, perché ci sono, secondo me, situazioni di personaggi come anche lo stesso Rocco Mangiardi che ti dà speranza che le cose possono cambiare. Quello assolutamente, nel senso io sono convinto, ma tra l'altro ti faccio rispetto a questa cosa ti faccio un esempio. A me è capitato di conoscere una persona che negli anni 60, senza dire né che lavoro fa né chi è, per proteggere la sua privacy, però non aveva soldi, non aveva una famiglia alle spalle e ha fatto 3-4 rapine, no? per avere un capitale per poter aprire un'attività. Ora, possiamo dire che è sbagliato, possiamo dire che non si deve fare in questa maniera, però viviamo pure in una società dove se tu vuoi fare qualcosa anche di legale devi andare da una banca e se non sei coperto i soldi non te li danno. E quindi io mi sento di condannarla questa persona, di dire che è una criminale. Io non me la sento. Presumo che comunque sai cos'è, anche una visione molte volte di capire perché uno fa determinate cose. Cioè, è sapere, cioè, è troppo facile condannare il fatto. È quello che fanno i media. Cioè, ti spiattellano lì il fatto senza analizzarlo in maniera critica. Ma il perché magari una cosa avviene o come mi viene raccontata, quella probabilmente è la differenza, fa la differenza in una storia. Cioè, tu anche nel tuo racconto, nel tuo romanzo, tutti sono un numero. Perché, per esempio, il titolo Tutti sono un numero? Vado. Sì, vai. Però perché Mimmo Tarsitano è appunto fissato con la smorfia napoletana e quindi assegna qualsiasi cosa, dalle persone agli oggetti, un numero della smorfia. E quindi c'è questo continuo richiamo ai numeri e insomma il titolo deriva pure da questa cosa qua. E in più il fatto che tutti sono un numero è quasi una spersonificazione, no? degli esseri umani, che è un po' un altro aspetto che in tutti e tre i romanzi ritorna, cioè il fatto che i personaggi che racconto io appunto sono dei numeri, sono dei piccoli meccanismi, dei piccoli ingranaggi all'interno di un meccanismo più grande e che lo subiscono questo meccanismo, per ritornare al discorso di prima, no? Delle azioni che vengono fatte e perché. Cioè nel primo romanzo che parla del primo broker internazionale della cocaina, di fatto lui diventa un narcotrafficante, il protagonista,
perché è l'unico in, una, in un determinato periodo storico a conoscere lo spagnolo, cioè sa la lingua spagnola, e quindi si ritrova per forza a dover fare questo lavoro. Nel Vangelo di Malavita, che è il secondo, c'è uno dei personaggi, che è Ignazio, di cui parlavamo prima, insomma una persona della piccola manovalanza dell'Andrangheta, che di fatto vive, conosce solo quella vita lì, cioè solo quel contesto familiare lì, quel tipo di ragionamento lì, e quindi inevitabilmente segue quella strada lì, se nessuno gliene mostra un'altra. No, quindi è costretto, cioè non è che lui fa una scelta. E di fatto la stessa cosa Mimmo Tarsitano, anche se sembra cercare di pigliare in mano la sua vita, però poi in realtà anche lui vive questa spersonificazione, questo essere tutti quanti un numero. Allora, ascolta Claudio, io vorrei dire innanzitutto agli amici web ascoltatori dove reperire il libro. Sicuramente sul sito della casa editrice, che è Casa Sirio Editore, andando su Google si può tranquillamente trovare l'home page, cliccare per acquistare il libro e si può insomma pagare direttamente online tramite PayPal. Tu ovviamente sei disposto ad andare in giro a fare presentazioni qualora ti chiamassero, perché lo diciamo, insomma. Ce ne sono in programma un poco per i prossimi mesi, diciamo. Quindi ci tieni aggiornato anche sulle presentazioni dove avverranno, così insomma ti seguiremo noi, ma ti seguiranno soprattutto coloro i quali già hanno acquistato i tuoi due libri precedenti, adesso magari vogliono fare la trilogia, questo è il terzo, e quindi vediamo insomma le vicende di Mimmo Tarsitano, ma soprattutto l'avventura di Claudio Metallo in quest'ambito. Ma sì, potete cercare sia sulla pagina Facebook della casa editrice, dove ci sono tutte le presentazioni man mano che vengono insomma sistemate, organizzate, oppure pure su mio Facebook, potete trovare tutte le informazioni per sapere dove vado. Per adesso insomma ancora c'è, date precise ancora non ce l'ho, però ce ne saranno sicuramente anche in zona Clayton, nel senso sicuramente la Mantea e poi la Lamezia Terme, a dicembre dovrei fare due presentazioni. Guarda, noi ti aspettiamo a Clayton, perché come sai, bene o male, Clayton è aperta a tutti, cioè porte e porti aperti a Clayton, non c'è veramente limite da questo punto di vista. E poi speriamo davvero di vederti più spesso in Calabria, anche se sappiamo che comunque tu sei più fuori dalla Calabria, sei più in Campania, stai molto più diciamo fuori che in Calabria, però però sì, viaggio parecchio, cioè, il lavoro che faccio sono spesso in giro, diciamo, però sì. Tra l'altro sto facendo un progetto sempre per Jacopo Fo sul recupero delle cisterne per la raccolta di acqua. Sì. E una parte di tutto questo lavoro lo verrò a girare a Cleto. Ah. Dove c'è un sacco di cisterne, cioè dove avete insomma un sacco di da raccontare rispetto a questo tema qui. Sì, beh, addirittura anche nel castello teoricamente ci sarebbero le vecchie cisterne, quelle vabbè, ma lì parliamo di cisterne che non penso siano recuperabili, sono più archeologiche, però è bello, dai, sì, teniamoci in contatto, perché comunque tutto quello che fai comunque porta frutti positivi ed è bello insomma raccontare e raccontarsi. Poi l'hai detto prima, c'è questo scambio quando si intervista qualcuno. A me lascia molto quando incontro qualcuno che mi arricchisce, mi dà delle nozioni che non conosco e poi mi regala un pezzo della sua storia. E in questo caso tu mi stai raccontando non solo un po' di te, mi hai raccontato anche di Mimmo Tarsitano, di quello che è il personaggio, di quello che volevi raccontare. E spero che i nostri amici web ascoltatori e tutti quelli che acquisteranno il libro decideranno non solo di immergersi nella storia, ma di seguire te, perché veramente quello che fai è meritorio, ma non solo a livello diciamo letterario, proprio a livello di documentari, perché è difficile raccontare, difficile, ci vuole coraggio e davvero, secondo me hai coraggio nel raccontare tutto quello che è la Calabria e non solo. Grazie davvero del tempo che tu ci hai dedicato oggi. Grazie a voi. Ci vediamo presto e nulla, Liberi TV, Riccardo Cristiano, a presto.